Il Pescara ha chiuso la settimana di lavoro con una partitella in famiglia. Soluzione interna dunque, dopo che nei giorni scorsi era circolata voce di una amichevole con un club di A, Parma o Bologna, in concomitanza con la sosta per le nazionali. Zauri, come aveva fatto intendere nelle dichiarazioni post-Ascoli, ha continuato a lavorare sul 3-5-2, modulo varato la settimana scorsa in vista della gara del Duca, ma che ha bisogno di essere implementato sia nella fase difensiva, dove comunque dei riscontri si sono già avuti domenica scorsa, ma soprattutto in quella offensiva, poiché con il nuovo assetto la squadra dovrà imparare a proporre di più. Ad Ascoli il Pescara ha vinto con due errori individuali dei difensori ascolani, soprattutto in occasione della rete di Galano. Alla partitella odierna non hanno partecipato i tre nazionali, i Lungodegenti, Crecco, alle prese con una lesione distrattiva di primo grado al quadricipite destro, un altro fastidioso stop nel suo tormentato inizio di stagione, e Campagnaro, che si è allenato ieri fino alla parte tattica per poi saltare la partitella finale, e appunto quella odierna. Oggi Zauri ha sistemato da una parte la squadra gialla, Vitturini, Cipolletti e Scognamiglio in difesa, Ciofani, Diambò, Palmiero, Busellato e Cisco in mezzo, Maniero e Di Grazia in avanti. Coi blu, difesa a tre con Drudi, Celli e Del Grosso, linea a 5 con Zappa, Bocic, Bruno, Macin e Masciangelo, davanti Brunori e Galano. La squadra tornerà ad allenarsi lunedì per la settimana tipo che porterà al match con lo Spezia di sabato 19, ore 15. E Zauri, entro mercoledì, potrebbe recuperare i tre nazionali. Memushai è stato ieri in campo con l'Albania, sconfitta in Turchia 1-0, e lunedì sera, sempre per le qualificazioni agli europei, la selezione guidata da Edi Rea giocherà in Moldavia. Bettella, in campo 90 minuti con l'Under 20, nel pareggio 2-2 coi pari età inglesi, entro stasera sarà nel ritiro dell'Under 21 per la sostituzione di Ken e Marchizza, e poi partirà per Yerevan per la gara contro l'Under 21 dell'Armenia. Con l'Under 21 svedese invece, Svante Ingelsson, dopo il match di questo pomeriggio con l'Islanda, giocherà martedì sera in Lussemburgo per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Una curiosità, mentre il Pescara svolgeva la partitella sul campo in erba, nell'adiacente campo in sintetico faceva seduta di rifinitura la Ternana, che domani affronterà il Bari al San Nicola per il big match del girone C di Serie C. Presente anche il DS Rosso Verde ed ex Pescara Luca Leone, che nel corso della mattinata si è intrattenuto con il presidente del Pescara Sebastiani, il direttore Bocchetti e il team manager Gessa.